Occhio, Diana, per l'amor del cielo, occhio. I cani. Ma in che Dobbiamo senso? andarcene da questa scuola. Ora. Deve esserci un modo per scendere in strada. Comunque noi adesso dove siamo? In mappa. Forse siamo proprio in quel... Scusami, la mappa. Non dirmi che l'ho lasciata. Me la sono perso, ho preso la mappa, ragazzi. Saltiamo? Dai, saltiamo lì, dai. Andiamo. Il problema è che qua, qua ci saranno gli zombie. E quindi noi spareremo. Per chi mi hai preso. Per chi mi hai preso, per uno che non visita. No, 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 non si fa così. Non si fa così. Credevi che mi sarei perso queste pilloline? Di chi era questa stanza? Stanza di un gamer, ragazzi. Per forza. Stanza di un gamer. Cartina. Cardio. Quello che non faccio. Mai. Andiamo. Vero nome Pedro Rojas. Era un maratoneta con grandi ambizioni, puntualmente deluso dai risultati sottotono. Quando la Spark gli offrì una resistenza illimitata e lo scelse come cavia per il suo cuore artificiale di velocitanio, Pedro accettò senza esitare, prima di fuggire con il nuovo ritrovato. Ormai noto come Cardio, può correre più velocemente e più a lungo di chiunque altro. La Spark continua a inseguirlo per completare i suoi esperimenti, ma raggiungerlo non sarà facile. Eroe. Hai capito? Hai capito, Gardio? Hai capito? Va bene. Arrivo. Gina. Non so come si chiama Gina. Ma Gina fa il suo effetto. Dobbiamo tornare in strada. Sì. Belli questi, belli, belli. Allora, aspetta un attimo, carichiamo. Ok. Le forbici, non si trovano delle forbici. PlayStation 3. C'è una porta. Calmiamoci tutti. Prima di aprire quella porta, calmiamoci tutti. Lina, calmati un attimo anche te. Prima di aprire quella porta. Che sento puzzata inculata. Questa non è un'inculata, però. Neanche questa è un'inculata. Mazza, ragazzi. Ok, loro sono arrivati lì. Passo un attimo dal bagno, giusto per dare un occhio alle pillole. Che cosa sono poi queste pillole? Perché io assumo queste pillole?
Ok, non c'è nessuno. Cheat. Sì. Sembra sicuro. Bene. Vieni a vedere. Sembro sicuro. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Jordan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Lia. Almeno proviamoci. Ragazzi, qua si insegue. Qua si insegue. Però, insomma, un pochettino. Qualche, diciamo che qualche danno lo stiamo facendo, ecco. Ecco, mi sono rotto un ginocchio. Io mi sono molto dispiaciuto per il cavallo, ragazzi. Stai bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Mamma mia, veramente, Dina. Sei arrivato proprio nel momento giusto, grazie al cielo. Così, quelli sono i lupi. Sì. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Cazzo, ragazzi. Allora, non capisco perché non mi apra più la mappa. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio. Ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti? Ci daranno la caccia in massa. Ragazzi, però qua si... Un attacco del genere non me l'aspettavo. Si visita ancora, forse. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. Allora, da qua non si apre. Qua c'è una piscinotta. Mi piace questo... questo finto open world, tra virgolette, non so neanche come chiamarlo. Perché in realtà poi la strada è una. Però tu qui puoi girartela. Oh mamma mia. Posso? Posso? Permesso, scusatemi, ho visto che c'è una striscia di sangue. Tutto bene? Tadina tranquilla, tanto, vero? Tanto. Vabbè, allora vado anch'io tranquillo. Mi fido, Ho trovato la porta aperta. Tutte quante sono aperte, quindi. Poi di forbici. Olla. Perfetto. C'è anche la planetaria. Stanno facendo un dolcino. Pancake. Dai. Io non so la ricetta per farli. No, forse ciambellone muffin. Ciambellone muffin. Interessante. Molto interessante, devo ammettere. Sì. Sono veramente, veramente colpito. No, non in quel senso colpito. Tina, sangue fresco. Sono pronta. Ho un colpo. Vediamo di non scazzarlo.
porca troiona! Tacci tua, tacci. Preso? Al volo. Sì. Merda. Ho le palpitazioni. Idem. Ci avranno sentito. Così, giusto per... giusto per... forbici! Forbici, ragazzi! We have got... scissor! Senti qua. Che inglese, mortacci. La... ma su cazzi, eh. Che cambio? No, 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 no. Capito niente. C'ho il macete e me lo tengo. C'ho il macete e me lo tengo. Che qua non si fa... scusi, mi dispiace. Tutta fine? Questo era ancora vivo. L'ho fatto volare. Questo l'ho fatto volare. L'ho fatto volare. Anche se l'avessi lanciato, avrebbe fatto un volo del genere. Oh, c'ho un messaggio. Aspettate che apro qua. Sì. Sì, vai di messaggino. Chevy. Mi hanno morso. Tina è morta. Da parecchio tempo ci ubriacavamo durante le pattuglie. Questa postazione fa schifo. Nessun effetto, nessuna lena, lontano da tutto. Suo fratello distilla alcolici, quindi bevevamo e parlavamo. È andata avanti così per mesi. Stavamo passando dall'emporio quando quei runner ci hanno sorpresi. Riferite a suo fratello che mi dispiace. Ho cercato di salvarla. Dite a mia mamma che le voglio bene. O è Chevy o è Kevy? Non so, sinceramente. Comunque, io esco da dove sono entrato. C'è le Whale sta casa? Beh sì, chiaramente. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Che sia uguale, ci sta. Nel senso che sono, diciamo, lo stesso, non condominio, però le avranno costruite tutte uguali, ma in posizioni diverse. Allora, Kinnard minchia c'è scritto Kinnard ESQ. Georgina Kinnard. Georgina Kinnard, Giorgi per gli amici. È una brillante avvocatessa con una straordinaria passione per il rispetto delle norme. Ha acquisito grande celebrità come legale degli eroi accusati di negligenza, uso eccessivo della forza, distruzione di proprietà privata e condotta pericolosa. La notorietà l'ha portata al centro di attenzioni indesiderate, ma la sua cintura nera in Aikido e il numero della Society of Champions sul registro delle chiamate rapide tengono alla larga buona parte dei nemici, permettendole di continuare indisturbata la sua battaglia per la giustizia. E un altro collezionabile, ce lo siamo intaschiati. Ah, belli. Ok. Ok, qua non si sale neanche, perfetto. Noi siamo venuti di lì e quello che dovevamo vedere qui, qua e qua l'abbiamo vista. L'abbiamo visto. Sono venuto da là. Si può proseguire. Corretto. Corretto. Caffè corretto. Eppure non me lo spiego. Cosa, sorella? Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Volevano solo Joel. Forse sono stupidi. Forse. Volevano solo Joel, mannaggia loro. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando. E vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro. Siete delle merde.
Siete delle merde. Mi fa strano che, che lì non si possa entrare, ragazzi. Ma no. Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio TV. Lia. Era quella. Era quella con la treccia? No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joel? Niente di nuovo. La domanda. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joy. Noi sappiamo un po' di quello che ha fatto nel primo episodio, diciamo. Allora, di qua si esce. Di gente ne abbiamo ammazzata. Nel primo episodio. Non ci nascondiamo. Però, boh. Se c'è qualcosa che ancora non sappiamo, certo verrà alla luce. Allora, ci facciamo un medikit. Così possiamo tirare su sta roba. Siamo full. Prendi qua e prendi qua. Perfetto. Scusami, Dina. Non so perché sto andando in giro con una bomba. Allora, ragazzi, sinceramente vorrei uscire un attimo di qua dietro, sperando poi si possa rientrare. Che figo. Che figo, quella casa lì era chiusa. Ora ci possiamo entrare. Piloline, straccio. Perfetto. Alcol. Quindi un po' di risorse, niente più collezionabile. Ci stava un collezionabile qui forse, dai. Hai capito, sto menzino. Rockfella. Il magnate dell'edilizia Norman Stryker raggiunse l'apice del successo costruendo la sede della Spark, suddivisa in strutture visibili al mondo e complessi di ricerca sotterranei. Ma quando il ricco imprenditore venne a conoscenza di un esperimento segreto, Laurent Foucault cercò di eliminarlo innescando l'esplosione di una cava. La Society of Champions tentò invano di liberarlo dalle rocce, ma infine furono costretti a fondare il suo corpo con i minerali sfruttando le tecnologie di Dr. Stem. Ormai, coperto completamente da una corazza di pietra, Rockfella mira a distruggere la sede della Spark mattone per mattone e per sua fortuna conosce quel posto meglio di chiunque altro. Bravo Menzo, bravo. Bravo. Ottimo. Ora giusto posso passare. Le regole del WLF vanno rispettate. Le istruzioni dei soldati WLF ne vanno seguite alla lettera. I collaboratori della Fedra saranno giustiziati. Comandano sempre i peggiori. È vietato lasciare le aree assegnate senza autorizzazione. Il coprifuoco resta in vigore fino a. Mi ricorda qualcosa. Questa lista di regole mi ricorda qualcosa. Cazzo. Ok, piano superiore. Piano superiore, qua ragazzi succede qualcosa. 100%. 100%. Ma qua non si passa. Non ci sono vetri. Ragazzi.
puzza di merda lì. C'è puzza di merda. Cioè, non mi apri mai. Non mi apri mai quella finestra lì così. Dai, questo si può spostare. Ma... Che stai facendo? Ma è bloccato. Ehi, prova a spostarlo dal marciapiede. E ora che vuoi farci? Lo metto qua sotto, ragazzi. Torno tra un secondo. Resto di guardia. Sì, anche perché si esce di lì. Cioè, se da lì si passa e si va oltre, quindi... Qua c'è qualcosa. Forbici. Nice. Devo controllare bene, ragazzi, perché qua c'è qualcosa per forza. È troppo nascosto. Uno se non ci fa caso, questo se lo perde. Viv, ieri ci hanno derubati, è stato Jimmy. Spero che agisse da solo. Se ve la passate male possiamo parlarne. Ho a cuore, sia te che tuo figlio. Ora più che mai dobbiamo coprirci le spalle a vicenda. La città è già piena di criminali. Come tuo figlio è venuto a derubarci? Quante ne ho recuperate di pilloline? Damn! E si apprende anche questa. Dopo ci pensiamo qui alla creazione rapida. Volevo farmi un po' la tenacia. A questi ci pensiamo dopo. Volevo sistemare un po' questa storia qui. Nuova bomba, ragazzi. Cos'è? Orologeria? Vedete? Si perdeva la bomba... Specie di bomba. Le trappole esplosive si attivano quando un nemico è nelle vicinanze. Premi R2 per posizionarla. Merda. Dove la trovo? Quassù. Formula sbloccata. Trappola esplosiva. Ragazzi. Che fai, te ne privi? Spero si possa poi raccattare. Prima di farla però ce la teniamo lì. Ce la teniamo lì. Cerchiamo di capire come utilizzarla. Buono sto colpo. Qua c'è altro? Non è un collezionabile, ragazzi, ma... Una nuova bomba. Ok. Strano che comunque anche in questa stanza non ci sia nulla. Direi che abbiamo visto tutto. Trovato qualcosa? Sì. Sì. Dillo. Scusi, sa dirmi che ore sono? Sì. Ma dì che hai trovato una bomba. Una mina. Eh? E adesso si va oltre di qua. Direi che si può solo che scavalcare. Ok. Si visita ancora. Forse, non lo so. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo. Nessuno delle due che nomini il cavallo che è stato brutalmente ucciso. Mi infastidisce questa cosa. Perché nessuno ne parla? Ma? Porco cane.
Aspetta un attimo. Qui da qualche parte. Non è una iena. Allora l'hanno ammazzata le iene. Mi sento molto forti. Facciamola finita e andiamo a mangiare, ok? Sicuro la troveranno prima le iene o gli infetti. Così dovremmo solo recuperare il cadavere. Allora, fammi capire. 1, 2, 3. C'è qualcun altro anche qua sopra? Sì. Mi piacerebbe tantissimo sparargli un colpo in testa a quello lì. Ma vorrei capire un attimo che giro fanno. Quando questi si spostano... Mannaggia la troia. Metto qua la bombetta. Così la tipa quando ci passa... Vengono a controllare e poi gli sbombardo con una molotov. Mi piace come idea. Che mi piace. Dai che passano proprio di lì. Boom, occhio. Dai, venite a controllare però. Un po' di pezzentini. Se tacciamo l'area. Sì, sì, sì. C'è qualcuno nei palazzi. Faccia sto cazzo. Purtroppo con la molotov non l'ho preso quello. Avanziamo! D'accordo! Ce n'è rimasto uno, giusto? Brava, Lina. Peccato che non è andata proprio come volevo, però. Insomma, beh. La tipa qua... è esplosa in mille pezzi, ragazzi. Bene. Merda. Minchia, è proprio in mille pezzi. Riconosci qualcuno? Nessuno. Qua l'ho preso bene in faccia, eh. Qui l'ho preso molto bene in faccia. Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Però non sono fiducioso, diciamo. Allora, facciamo un giro. Niente. Gadget per Halloween. Gadget alcuni per Halloween. Sono simpatici. Non fanno per me. Ottimo il nastro. Senti cosa sono? Dei costumi. Ma? Ah! Costume di Nathan Drake. Eila, easter egg. Allora, al massimo, vediamo se posso creare qualcosa. Allora, questa mi piace. Questa sinceramente mi piace. Vai, riforniamoci di molotov. Permesso? Niente. Pieno.
passiamo di qua, per favore, va là. Magari li prendiamo dall'alto. Qui non hanno sentito gli spari, per fortuna. Ok, li prendiamo uscendo di qua. Due risorse e dai, bella. Bella, 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 bella. Anche un tavolo da lavoro non sarebbe male, perché vorrei modificare le mie armi. Qua non troviamo nulla. Colpi, fucile, caccia. Oh, mi hanno chiamato, ragazzi. Allora, ne ho parecchi. Ne ho senza dubbio parecchi. Io andrei sinceramente a potenziare il danno di questa revolver. Installare una nuova canna per ottenere maggiore potenza, 40% danni in più e 25% precisione. Velocità di ricarica anche no. Parliamo di danno per la revolver. Stai scherzando? Per me sarebbe un'occasione. Voglio pensare quegli stronzi con un triaggio. Perde il fegato per questa cosa. Cioè. Non è facile. Ma mi prendi in giro? Ok. Metterò una buona parola per te. Grazie. Posso darti un consiglio, però? Parla. Pensa solo a estorcere informazioni. Non farti prendere la mano. Dipende dalla iena. Cioè, e cosa gli dico? Cioè, mi sono venuti in faccia, mi sono venuti. E nel senso che... Che puttana. Io speravo... Ma dove sono? Dividiamoci, e occhi aperti. Devono essere qui intorno. Sta parlando da solo questo. Ok, manca questo. Io non risparmio nessuno, ragazzi, in sta run non risparmio nessuno. Non risparmio proprio nessuno in sta run. Non deve sopravvivere nessuno di loro, nessuno. Allora, posso tornare a fare quello che stavo facendo prima, per favore, grazie. Oh, stavo modificando le mie armi. Mi avete disturbato. Questo poi è quello che succede. Allora, per quanto riguarda il fucile da cazza, andrei sul danno anche con questo. A cazzo. Maggiore potenza. Aggiungi un minuto della scarpa attiva con X per mirare avversari distanti con maggiore precisione. Pesantisce la cassa per aumentare la stabilità dell'arma. No, vado col danno. Bisogna essere cattivi. Ancora. È lì? Mi interrompono costantemente. Altri ancora. Allora. Porca puttana. Guarda avanti, maledizione! Cioè, ho messo
Pazzesco, ragazzi. Ho messo la bomba. Ok, bene. Incredibile. L'ho fatto secco almeno quello lì. Sì. Vabbè, dai, almeno l'ho fatto secco. Allora, c'è un altro là. Però dai, cerchiamo di non utilizzare colpi. Incredibile. Allora, questo me lo piglio. L'ho fatto esplodere, almeno lui l'ho fatto esplodere, dai. Allora, ce n'è un altro. Che sta arrivando lì. Perfetto. Facciamo il giro e pigliamolo su. Che pirla che sono. Beh, lui è più pirla di me. Grazie, Dina. Ce la faremo? Gli altri? Non ancora. Che rottolo. Io sto ancora ripensando. Come faremo a stare sole con Lia? Questa ZQ è infestata. Ci basta un minuto per parlarle. Vuoi costringerla a parlare? Se necessario. Stavo pensando ancora al fatto che ho messo la bomba lì. Ho detto, qualcuno passerà sicuramente da qua. Minchia, c'era già. Allora, io quasi quasi torno dal revolver. Mi piace molto questo gioco. La cadenza di tiro, stabilità. Dai, andiamo con la stabilità. Figo che lei fa il lavoretto. Abbiamo la revolver, ragazzi, che fa paura adesso. Paura. Curioso di sapere se avessi tirato una molotov qua, se sarebbe esploso tutto. Ma scherzi. Ma ti pare? Guardate che non me la piglia mica. Io corro lì indietro e vaffanculo. Occhio al clicker, ragazzi. Ciao, bello. Poi c'è rimasto secco. Ok. Così dal nulla, ragazzi. Ma il fatto di non avere colpi di pompa non mi piace per niente. Ma proprio per niente. Ma proprio per niente. Vabbè, ci vorrà tempo. Oh, una cartina. Dr. Steam. Upal Roy. Quando era ancora piccola, Upal Roy perse entrambi i genitori a causa di un male incurabile e decise di dedicare la sua vita alla scienza per evitare che altri provassero lo stesso dolore. Oggi è nota con il nome di Dr. Steam e collabora con medici scienziati di tutto il mondo per sviluppare tecnologie salvavita e migliorative. Inoltre aiuta la Society of Champions mettendo a disposizione il suo genio per sventare i piani più efferati della Spark. La tenacia e l'incapacità di accettare la sconfitta sono i suoi grandi punti di forza, ma le causano un perenne tormento interiore. Oh, un foglietto. Rebecca. Questi VLF hanno combattuto l'esercito 10 anni fa. Perché sono ancora così incattiviti? Dubito passi molta gente da queste parti. Non lo so. La città sembra ancora piena di scorte.
Non capisco perché litigarsele. Fran, sta per succedere. Domenica mattina sul presto. Tieni i tuoi lontani dalle strade, ma non farti scappare nulla. Se Isaac scopre che ho spifferato, è finita. Non ci vorrà molto. Non restano molti uomini della fede nel tuo quartiere. Man mano che ripuliamo e trasferiamo tutti alla base. Niente panico, è temporaneo. Ci aiuterà a distinguere i buoni dai cattivi. Non vedo l'ora di dormire di nuovo nel tuo stesso letto. Niente più messaggi nascosti in quello stupido appartamento, Rebecca. Dammelo questo, sì. Oh, ci sono passato a fianco, non mi aveva dato nulla. Ci sono dei giochi da tavolo. Oh, un manuale, ragazzi. Last Round. Questo è meglio leggerlo. Rivista ufficiale dei survivalisti. La questione camuffamento. Proteggi, inganni e nascondi la grandi. Quindi ci consiglio degli esperti per aiutarti. E inoltre, 12 marche di nastro adesivo a confronto. Tecniche di raccolta dell'acqua piovana. Nuovo ramo di potenziamento furtività. Hai... Arca la trotta. Hai capito. Le scoperte. Scusa. Oh, così sono full almeno. Bene, ragazzi. Oh, ci voleva. E tutti questi arcobaleni? Mi scusi, quali arcobaleni? C'è qualche problema con gli Ellie, guarda. Dimmi. Siamo noi, vero? Elga sarà pronta per i segreti della confraternita? Ma? Andiamo. Resta concentrata. Hai ragione. Ma ragazzi, assentimento qua. Si è visitato tutto. Ecco gli arcobaleni. Di qua. Direi che non c'è proprio nulla. Perché non proviamo di là? Già. Di là? Grazie. Grazie, Dina. Guarda. Grazie. Non so come avrei fatto. Qua non c'è nulla. Aspetta un attimo. Perché qua c'è roba. Ah, mamma mia, quanto mi manca il cavallo. Perché qua c'è roba. Io ero lì che guardavo in mezzo e c'era il buco qui. Mortacci. Mi spiegate perché dovrei cambiare il mio macete per dei luridi pezzi di legno? Ma che pro. Ui, ragazzuoli, ci stiamo avvicinando però qua. Sono ovunque. Andiamo in missione. Sono serviti mesi per renderla sicura. I pezzi grossi sanno quello che fanno, credo. Allora, ovunque, io per il momento ne vedo due. Cioè, non ce la metti qua una bombetta. Dina?
Dina, fai tutto te? Adesso è stato un stel... Dina, t'a posto? Perché io ho distrutto l'altra. Formazione a griglia, in che senso? Se magna? Una grigliata? Non ho capito. Scusa, ci ho fatto un casino. Non importa. Ma ti dirò. Ti dirò, Dina. Tanto qua bisogna levarseli dalle palle. Pochi cazzi. Siamo qui a. Buono questo. Una carta. Che non so se è il caso di leggerla adesso. Ma sì, sergente Frost. Vabbè, lo leggiamo dopo. Allora, formazione griglia. Minchia porti? Non lo so. Però questi me li voglio proprio levare dalle palle. Allora, eccolo lì. Il primo è andato. Dina, te levi dalle palle, grazie. Sì, sì, formazione griglia, di nuovo, vai, vai. Allora qua non mi pare ci sia nessuno. Porca miseria. Ma questo vorrei provare a proprio seccarlo. Sono qui. Non ho visto. Scappa, 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 scappa. L'importante è non usare i proiettili. Allora, io andrei a prendere il cecchino adesso, ragazzi. Porca di quella troia. Maledizione! Sono fottuto, ragazzi, eh. Dina, madonna, Dina mi fa incazzare a volte. Perché non l'ho visto? Boh, ragazzi, però mi sto divertendo da matti. Dove è andato questo? Che fine hanno fatto? Non devo. Porca troia! Sta stronza!
Non è andato proprio come volevo, ragazzi. Però ce li si è levati dalle palle. E insomma, dai, facciamo un po' di rifornimento. Peccato. Però dai, troppo divertente. Troppo divertente. Oh, cioè, questo di chi è? Qualcuno ha perso un braccio? Ah, è questa. È di questo qua. Trovato. Grazie, eh. Grazie mille per averlo riportato. Altra stanzetta con... Molto bene. Molto bene. Molto bene. Sì. 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 Allora. Molotov. Vai, 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 vai. La molotov ce la facciamo. Ho quasi fatto tutto qui, eh. Scusate che vado a riprendere il nastro che ho lasciato. Ah, no, è il nastro adesivo. Quindi, allora, a questo punto... Abbiamo 33 pilloline. Noi qui... Crea potenziamento da mischia. Crea un potenziamento per l'arma da mischia, ripristinandone completamente la robustezza e incrementando l'antimonete dei danni fritti. La formula di chi è strumento fissaggiolano. Ma questo l'ho già presa in realtà, giusto? Sì. Mancano 7 per crea ogni oggetto al doppio della velocità. Questo mi interessa. Crea silenziatore. Crea un silenziatore da pistola che silenzia i colpi fino alla rottura. Premi triangolo in fase di mira per equipaggiare o rimuovere il silenziatore. La forma richiede straccio e recipiente. Le animazioni furtive diventano più veloci. Cazzo, ragazzi. Dai, vado con questa. I nemici visualizzati in modalità ascolto appaiono più definiti. Tieni premuto R1. Ah, oh, figo, figo, figo. Quindi, se io... Allora, facciamo il silenziatore. Posso già farlo? No, mi serve... Ma come del... Ah, recipiente, ok. Ok. Quindi questo piano qui, visitato. Ora, per cortesia, con calma, visitiamo questo secondo, questo primo piano qua. Ho bisogno di tante, 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 tante risorse. Tipo, questo colpo. Guarda qui, e pillolotte. Ragazzi, ma in tutto questo... Dina! Dove minchia è? Perso Dina. E ora? Potremmo uscire da lì. Io l'ho chiamata comunque. L'ho chiamata. Sì, ho capito che potremmo uscire di lì, però... Sta roba non si visita da sola. No, comunque qui dovremmo essere a posto, quindi... Allora, io farei... Lo farei. Sinceramente lo farei. Ma qui non... Qui non ci va il silenziatore, ok? Quindi restiamo con questa. Proviamolo. Figo col silenziatore, ragazzi. Figo, figo. Silenziatore e pistola possono essere installati e rimossi premendo in fase di mira. Quindi così. Tac. Ok. C'ha tre tacche. Bisognerebbe capire queste tacche in quanto... Sì, vengono utilizzate, ecco. Ok. E anche questo posto... L'abbiamo visitato. Potremmo uscire da lì, quindi... Questo non l'abbiamo visitato, invece. No, no. Apri qua.
Ce l'abbiamo, ragazzi. Allora esistono le munizioni per il pompa. Cacchio, siamo dovuti venire in un negozio di peluche per trovare dei colpi di fucile a pompa. Ah, alla ricerca di Dina. Non trovo un'uscita. Ah, ma vaffanmocqua. Ma io volevo... Sì, no, ma non volevo questo suggerimento. Cioè, l'uscita la potevo trovare anche da solo. Volevo capire se mi diceva dove... Però la fosse Dina. Cioè... Tu sei già qua? Ma se io avessi avuto bisogno, Dina? Bene, siamo riusciti a superare il presidio. E ora? Minchia, già pensi. Ehi, Dina. Sì. Paurissima, ragazzi. Non paura, paurissima. Arrivo, volevo solo controllare. Dammi la mano. Sì, un attimo. Vedi, era di qua, ok. Arrivo, Dina. Un minuto. Neanche, 20 secondi. 19, 10, eccomi. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Lo studio TV. Forza.